con Cristoforo Madruzzo, la città superò le mura duecentesche espandendosi verso sud. Venne deviato il corso del torrente Fersina e bonificate le aree. Furono realizzati il torrione e le strutture per la fiera su quella piazza che ancora oggi ne porta il nome. I nuovi interessi culturali e politici ora orientati verso sud si concretizzarono nello spostamento della residenza vescovile nel nuovo Palazzo delle Albere. Nel celebrare la dinastia della famiglia Madruzzo, il lunghissimo viale alberato rappresenta quel mutato rapporto tra uomo, natura, città e territorio, che segnò anche le espressioni artistiche del tardo Cinquecento. Gli anni a cavallo tra il 6 e il 700 furono segnati dalla Controriforma, che proprio da Trento ebbe inizio. Vennero rinnovate quasi tutte le chiese, costruite cappelle e oratori per le numerose confraternite, fondati seminari e conventi. Fu un atto di riconsacrazione della città, rafforzato anche dalle nuove cupole che ne segnarono il volto rinnovato. Il rinnovamento urbano non modificò la struttura della città e si arricchì di presenze barocche che rafforzavano i punti strategici, come la chiesa di San Francesco Saverio, che chiude scenograficamente la via più importante della città, ed il relativo imponente collegio gesuita che ospitava 400 studenti. Alle residenze cinquecentesche costruite sulle colline attorno alla città, come Villa Madruzzo a Ponte Alto o Villa Margoni a Rovina, si affiancarono le numerose ville che costituiscono l'eredità artistica più significativa del Settecento. Trento nel Settecento è una città incapace di trovare al proprio interno quelle risorse necessarie per arrestare un declino legato anche alla profonda crisi del sistema politico-amministrativo del Principato Vescovile. Con l'ultimo erede Madruzzo finì per sempre la dinastia dei Principati Vescovili e nel 1814 il Congresso di Vienna sancì l'annessione di Trento all'Impero Asburgico. Ma è soprattutto la realizzazione della ferrovia del Brennero e la conseguente rettifica del corso dell'Adige a trasformare radicalmente l'immagine e la forma della città. Come a Vienna, in nome della modernità e del progresso, furono demolite le mura medievali. Di fatto vennero sostituite da una più moderna e ampia cinta costruita con una colossale operazione di militarizzazione del territorio. Un sistema di tagliate stradali e forti in quota circondava Trento, l'Asburgica città-fortezza. Sul tracciato delle mura demolite furono costruiti i palazzi istituzionali, come la sede del tribunale, le carceri e le caserme che nei primi anni del Novecento arrivarono ad ospitare 3.300 soldati. Alla trama delle vie e dei vicoli si affiancarono due ampi viali. Il primo aperto demolendo le case davanti alla facciata del Duomo ed il secondo, l'attuale via Rosmini, che raggiungeva il nuovo cimitero realizzato fuori dal centro abitato. Con la diffusione di elettricità, servizi e mezzi di trasporto, i confini della città si allargarono rapidamente. Superata quasi indenne la Prima Guerra Mondiale, Trento è interessata negli anni 30 dalle opere di modernizzazione del paese realizzate dal governo fascista. Palazzo postale e stazione ferroviaria, costruiti solo qualche decennio prima, furono sostanzialmente cancellati e ricostruiti. Le razionali costruzioni del Grand Hotel in Piazza Dante e delle scuole Sanzio proprio a ridosso delle mura del castello segnarono la nuova modernissima era. Celebrazione del regime e speculazione edilizia portarono allo sventramento del medievale rione del Sas. Per la realizzazione della Piazza Vittoria, gli abitanti vennero trasferiti nelle case popolari costruite nella più estrema periferia. Le nuove caserme e gli insediamenti industriali, come la Sloy e la Michelin, spostarono ulteriormente il perimetro della città. La tragedia della Seconda Guerra Mondiale e la successiva frenetica attività di ricostruzione costituì il principale momento di rottura e discontinuità nell'evoluzione del tessuto urbano. Ai primi interventi non pianificati fecero seguito i quartieri realizzati con finanziamenti pubblici.
con i fondi del piano Fanfani, a partire dagli anni 50, Lina Casa realizzò le palazzine di Corso Buonarroti ed il grande villaggio di San Donà, che costituisce la prima significativa esperienza dell'espansione in collina della città. Sorsero i quartieri di Cristo Re, San Giuseppe, San Pio X e la città superò anche il nuovo tracciato dell'Adige. Seguì il cosiddetto boom economico. Tra il 1960 ed il 1963 la città passò da 70 a 80.000 abitanti. Alle palazzine degli anni 50 seguirono i condomini ed i primi edifici alti. Con i 4.000 residenti nel quartiere Madonna Bianca, seguito dalle torri di Villazzano 3 e dagli interventi di edilizia economico-popolare della Clarina, Trento si dilatò ulteriormente verso sud. Agli inizi degli anni 90 la città ha rallentato sensibilmente la sua crescita, sino a raggiungere i 100.000 abitanti. Le zone residenziali si espandono sulle colline di Trento, mentre a nord si sviluppa la zona dedicata al terziario e all'industria. Lo sguardo dall'alto mostra che la crescita della città è ormai definita dalle sole norme e dai regolamenti che disciplinano quantità, funzioni e distanze. Come accadde un tempo per le mura che racchiudevano la città, oggi la tangenziale, l'autostrada, le linee ferroviarie ed i raccordi stradali hanno definito nuovi e provvisori confini, dando così forma ad una periferia che cresce in un groviglio di strade. A partire dalla fine degli anni Ottanta, il centro storico è stato riqualificato con il restauro di numerosi palazzi. Un ruolo significativo lo ha svolto l'Università degli Studi, che vi ha insediato le facoltà umanistiche. Accanto alla storica facoltà di sociologia, si sono negli anni organizzate economia e giurisprudenza, recentemente ampliata su progetto di Mario Botta. L'architetto ticinese ha firmato anche la biblioteca dell'Ateneo, che con solenne e monumentale distacco sorgerà sul piazzale San Severino. Dello studio giapponese Ishimoto sono le sedi per la facoltà di lettere in via Tommaso Gar e la costruzione della nuova sede delle facoltà scientifiche sulla collina di Povo. La città degli studi, ridisegnata dall'università, ha progressivamente sostituito, almeno nelle apparenze, quella industriale. Le dismissioni a catena della SLOI, della Prada Carbochimica, delle officine elettromeccaniche trentine e più recentemente di Michelin e Italcementi stanno offrendo straordinarie occasioni progettuali. A partire dal 2000 sono stati chiamati ad operare sulla città alcuni fra i migliori architetti internazionali: Vittorio Gregotti per le aree dismesse di Trento Nord, Juan Busquet per le aree di Trento Sud e del comparto del Collegio Arcivescovile per Sordomuti, Renzo Piano sull'area dell'ex Michelin, dove nel progettato quartiere sorgerà anche il nuovo Museo della Scienza. A queste aree si aggiungeranno quelle delle caserme che saranno accorpate e riorganizzate in una nuova struttura a Mattarello. Gli accordi stipulati nel 2002 tra provincia autonoma e Stato prevedono la cessione delle aree delle caserme Battisti, Pizzolato, Chiesa, Pezzoli e Versailles alla provincia. E su queste ultime è ipotizzato la realizzazione del futuro ospedale del Trentino. L'accordo prevede inoltre la costruzione di una nuova casa circondariale che consentirà di ampliare il palazzo di giustizia sull'area del vecchio carcere. Il nuovo polo giudiziario, progettato dal gruppo dell'architetto milanese Pierluigi Nicolini, si aprirà alla città con la trasparenza dell'ampio porticato vetrato che lo circonda, riorganizzando in un moderno foro i numerosi uffici ora distribuiti in città. Con il completamento della nuova casa circondariale a Spini di Gardolo, la città si estenderà di fatto
sino alle foci della Visio, instaurando nuovi collegamenti e flussi tra la città e la sua estrema periferia. Ma la proposta più coraggiosa è quella del piano regolatore dell'architetto Busquet, che prevede l'internamento della ferrovia in tutta la zona del centro e la creazione di un grande boulevard che consentirebbe di collegare i quartieri ora separati, restituendo inoltre alla città l'antico legame con il fiume. Il quadro che si compone è l'immagine di una città stratificata che ha vissuto grandi trasformazioni ed alternato occasioni perdute a progetti di ampia portata. Demolite a fine 800 le mura, superate le infrastrutture della ferrovia della Valsugana a sud e della tangenziale a nord, la città dilaga ora nel fondovalle da Mattarello alla Vis, sino a risalire le colline circostanti, annullando complessivamente le distanze fra centro urbano, sobborghi e comuni limitrofi. La gestione della nuova dimensione urbanizzata e dei flussi di merci, persone e dati sono le sfide degli anni futuri. La storia della città mette in luce un progetto del recente passato che offre una valida risposta alle esigenze della Trento di oggi e di domani. È l'idea ottocentesca del podestà Paolo Osmazzurana, che prevedeva di collegare su rotaia le valli trentine e che costituisce un'affascinante prospettiva per assecondare quell'ideale equilibrio territoriale necessario allo sviluppo della terra trentina. Una crescita basata sull'equilibrio delle risorse che lega indissolubilmente le esperienze della città a quelle dell'intero territorio, così come individuato nei piani provinciali di Bruno Kessler e Giuseppe Savonà.